In sintesi, si salva un'infrastruttura che era costata 120 milioni di euro ai marchigiani, che oggi è libera di programmare il proprio futuro e di rilanciarlo in un'ottica di intermodalità, con un'opportunità enorme di occupazione e di sviluppo di un settore, quello logistico, a livelli nazionali e internazionali. Questo avverrà innanzitutto con l'infrastrutturazione e la realizzazione di maggiori interconnessioni tra interporto, porto e aeroporto, che sono gli elementi essenziali per l'intermodalità, perché le merci devono essere in grado di arrivare in questo nodo intermodale e di essere poi da questo nodo intermodale destinate alla loro destinazione finale. Il vero elemento di novità è che Interporto è una società che, voglio dire, oggi è stata risanata e il risanamento di Interporto è un elemento assolutamente indispensabile per poter programmare il futuro.